Buonasera e benvenuti all'appuntamento del martedì con Taranto Channel News. Nel pomeriggio di oggi, ripresa della preparazione allo Iacovone per il Taranto di Marco Cari. Come previsto, si è riaggregato al gruppo il centrocampista Manuel Mancini dopo alcune settimane trascorse ai box per i postumi dell'intervento subito all'ernia inguinale. Hanno lavorato invece a parte Migliaccio, Secas e Dionigi, tutti e tre non al top della condizione. Fermo invece il capitano Ivano Pastore, vittima di una botta subita domenica nel secondo tempo del derby giocato al Tursi di Martina Franca. Stamattina Ivano Pastore ha effettuato una risonanza, ma soprattutto una lastra che ha evidenziato una microfrattura alla rotula del ginocchio destro. Almeno due le settimane di stop previste per il capitano rossoblu, la cui assenza si va ad aggiungere a quelle note di Cammarata, che oggi ha lavoricchiato in palestra, e di Caccavallo, che invece si sta curando direttamente a Lecce. Ma sentiamo adesso le dichiarazioni di Ivano Pastore ai microfoni di Taranto Channel. Abbiamo fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, sul momento del Taranto. Sentiamo. Al lungo elenco di infortunati del Taranto si aggiunge anche Ivano Pastore, il capitano. Ivano, cosa è successo precisamente? In una fase di gioco domenica, nel secondo tempo, ho ricevuto una botta sul ginocchio. Sinceramente pensavo non fosse niente di grave, infatti ho concluso la partita, invece abbiamo scoperto che c'è stata una microfrattura alla rotula. Quindi dovrei saltare sicuramente almeno le prossime due partite? Dicono i tempi di recupero per almeno saldare questa frattura sono 15 giorni, quindi credo di sì, anche se poi sapete tutti che ci tengo tanto a stare in campo il più velocemente possibile, quindi parlerò col dottore per vedere di accelerare un po' tutto. La diabendata sta voltando davvero le spalle al Taranto in questo inizio di stagione. Tanti infortuni per un inizio di campionato in salita. Sì, già avevamo un calendario non molto positivo in partenza, in più ci sono messi tutti questi infortuni. Fortunatamente abbiamo passato già la prima parte, adesso qualcuno sta recuperando velocemente. Purtroppo personalmente non ci voleva, però ci sta nel calcio e bisogna tenerne conto. Torniamo al derby di domenica a Martina. Quanto vale la vittoria conquistata al Tursi? Ma per fare una battuta, 3 punti vale tanto sotto il profilo morale. Eravamo riusciti a agguantare 7 giorni fa una vittoria in casa con Pescara, che poi ci è sfuggita all'ultimo secondo, quindi dare prova di maturità e di squadra in un derby difficile per noi, ma soprattutto per loro, e poi in campo avversario, è stata veramente una grande prova di forza. Adesso c'è il Sorrento, un'altra partita delicata, ma da vincere a tutti i costi per continuare a scalare la classifica. Sì, vincere, bisogna vincere il più possibile se si vuole raggiungere un obiettivo importante. È chiaro che verrà una squadra che domenica ha perso in casa con la capolista, verrà una squadra setata di punti. Io l'ho detto, abbiamo passato quelle che magari vogliono vincere il campionato, adesso però vengono quelle che si vogliono salvare, e forse le partite si fanno ancora più difficili. Quindi bisogna restare sempre umili, giocare come abbiamo fatto domenica, come se ogni palla fosse quella la giusta e buona per salvarsi, e cercare di ottenere il risultato positivo. Chi invece lancia segnali confortanti è il bomber rossoblu Davide Dionigi. Oggi ha lavorato a parte Dionigi, ma non è escluso che possa essere recuperato in extremis per il delicato confronto di domenica allo Iacovone contro il Sorrento. Abbiamo avvicinato anche Dionigi ai microfoni di Taranto Channel, sentiamolo. Davide Dionigi, si è ancora ai box per l'infortunio al polpaccio, ma la situazione va lentamente migliorando. Sì, sto meglio, sto migliorando, e vediamo come andrà questa settimana. Bisogna andarci piano, perché insomma è stata una cosa delicata, però insomma sono contento perché sto meglio. Che tipo di lavoro stai seguendo? Un differenziato per riuscire a raggiungere piano piano la possibilità di aggregarmi col gruppo e fare tutto quello che fanno loro. In percentuale quante possibilità ci sono domenica di vederti in campo contro il Sorrento? Ma io lo spero, anche se sarà difficile, però insomma dobbiamo valutare la situazione della settimana, come si evolve di giorno in giorno, perché purtroppo questi infortuni qua non puoi dire ci sarò domenica, non ci sarò, devi arrivare all'ultimo giorno e vedere come sta la situazione.
Oggi avete ripreso la preparazione. Che tipo di clima hai trovato nello spogliatoio due giorni dopo la bella vittoria nel derby di Martina? Ma è normale che le vittorie portano morale, però questo non ci deve fare entusiasmare più di tanto, né bisogna battersi quando a volte non riusciamo a ottenere quello che vogliamo. L'importante è iniziare la settimana avendo già dimenticato quello che è successo domenica e pensare subito con la testa a Sorrento, perché sarà una partita ancora più difficile di quella dell'ultima giocata. Potrebbe essere stata quella di Martina la vittoria della svolta che apre al Taranto nuovi scenari in campionato. Ma sì, speriamo. L'importante è riuscire a stare sempre aggrappati al gruppo delle prime. E per il momento lo stiamo facendo con tante difficoltà. E ogni giorno se ne aggiunge una. Però insomma l'importante è che ci sia la forza del gruppo ad andare avanti nonostante tutto quello che ci è successo, e quindi sono molto ottimista soprattutto sotto questo punto di vista, perché è un gruppo forte che ha voglia di far bene. Prego. Che invece è rientrato a tempo pieno domenica scorsa nel derby contro il Martina, il centrocampista argentino Max Secas. Buona la sua prestazione contro il Martina, ha dato più robustezza al centrocampo del Taranto, anche se non è ancora al 100% della condizione fisica, ce lo conferma lui stesso ai microfoni di Taranto Channel. Max, sei tornato in campo dal primo minuto domenica scorsa a Martina, una buona prova la tua, anche se forse non sei ancora al 100%. Mi dà fastidio, mi fa male ancora la gamba, devo continuare a lavorare, però dai, l'importante è stringere i denti, vediamo come possiamo continuare a lavorare. Abbiamo tanti infortunati, ognuno di noi deve prendersi la sua responsabilità, magari e dare una mano al gruppo, no? Che quello è importante. In un periodo difficile, soprattutto in fatto di infortuni, al lungo elenco si è aggiunto anche il capitano Pastore. La fortuna vi sta voltando le spalle, almeno sotto questo aspetto. Sì. Purtroppo abbiamo cominciato questo campionato a livello di infortuni male. Ci sta andando bene perché la forza di volontà di questo gruppo magari ci tiene uniti, e quella è una forza che noi avevamo pure l'anno scorso, ci sta formando pure quest'anno. Ti ripeto, dobbiamo continuare a lavorare e questi infortuni prima o poi, quando il mister avrà tutta la rossa a disposizione, magari il gruppo può rendere quello che si aspettano tutti, no? Avete iniziato a preparare la sfida di domenica contro il Sorrento, la vittoria di Martina sicuramente vi sta aiutando perché vi darà la possibilità di lavorare in un clima sicuramente più sereno. Sì, sempre è bello vincere perché sicuramente ti fa lavorare tranquillo, poi sappiamo com'è la piazza, no? Magari una sconfitta ti porta un po' di fastidio, nel senso che la gente la sente, giustamente, no? Però noi siamo consapevoli comunque che dobbiamo continuare. Il campionato è lungo, l'anno scorso magari stavamo pure in questa situazione all'ottava giornata di campionato e stavamo un pochino in difficoltà. Io sono convinto che quando tutta la rossa sarà a disposizione, penso che questo Taranto sarà da battere, e voglio vedere chi ci batte. Sarebbe bello adesso aprire un filotto di vittorie consecutive. Sì, bello, noi sempre giochiamo per vincere. Purtroppo ci sono altre squadre pure che vogliono vincere, no? Il calcio, sempre dico che il calcio è fatto di episodi, quindi magari un episodio ti può condannare una partita fatta bene, fatta al 100%. Tipo Salerno, diciamo, no? tipo tante partite che magari un episodio ci ha condannato. Dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere più cattivi in tutti i sensi, così si va avanti, penso. Il calendario adesso è più in discesa, bisogna sfruttare questo fatto. Non lo so il calendario, non mi interessa.
Oggi intanto sono stati resi noti i provvedimenti del giudice sportivo che ha squalificato per un turno il centrocampista rossoblu Luca Cavallo, che dunque salterà il prossimo impegno contro il Sorrento in programma domenica allo stadio Erasmo Iacovone. A Martina Cavallo ha raggiunto il suo quarto cartellino giallo e dunque è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo. Intanto sono già in vendita i tagliandi per assistere alla gara di domenica Taranto-Sorrento. I biglietti si possono acquistare presso i punti Booking Show, sia la tabaccheria Ricchiuti, il bar Rosi, l'agenzia viaggi Tom e Jerry, il box office, l'Allello Conforti SRL di Massafra, la stazione di servizio Agip sulla strada provinciale Taranto State, il bar San Ciro di Grottaglie e la tabaccheria Serio di Martina Franca. Questi dunque i punti dove i tifosi rossoblu potranno acquistare il biglietto in vendita già da oggi per assistere alla partita Taranto-Sorrento di domenica prossima. Prima di chiudere questo appuntamento del martedì sera con Taranto Channel News, ricordiamo quello che è il programma di lavoro del Taranto previsto per domani: doppia seduta di lavoro allo stadio Erasmo Iacovone. Durante la mattinata la squadra lavorerà con il preparatore atletico curando soprattutto la parte fisica, mentre nel pomeriggio il gruppo si allenerà tecnicamente e tatticamente agli ordini di Marco Cari. È proprio tutto per questo appuntamento del martedì sera con Taranto Channel. Grazie per aver